ecco ragazzi, mescoliamo il mazzo e andiamo a prelevare i quattro assi. Alziamo un po' di più la camera così, anzi no, mettiamo sul tappetino completamente così che... Allora, abbiamo uno, abbiamo due, abbiamo tre e abbiamo quattro assi. Eccoli qua, sono ovviamente, che niente a vedere, sono quadri, picche, cuori e fiori. Mettiamo 1, 2, 3 e 4 sul tavolo, quindi tre carte qualsiasi che andiamo a mettere su un qualsiasi asso, mettiamo caso sul terzo asso, sì, sull'asso dei quadri. Ok, quindi sull'asso dei quadri tre carte qualsiasi, 1, 2, 3, e sopra ogni altro asso tre carte qualsiasi. Ok, ora l'effetto è questo: si prende il primo mazzetto, si fa un gesto magico e l'asso sparisce, si prende il secondo mazzetto, si fa un gesto magico e anche il secondo asso sparisce, si prende il terzo mazzetto, si fa un gesto magico e anche il quarto asso sparisce. Sono spariti per ritrovarsi sotto l'asso indicato dallo spettatore. Eccoci qua ragazzi, questo è un'assemblea di assi del grande maestro Juan Tamariz. È semplicissima, genialissima come sempre nella sua costruzione. Andiamola a vedere direttamente nel tutorial. Ok, allora abbiamo il mazzo che viene interamente mescolato da uno spettatore, da chiunque. Col mazzo faccia a noi, con la scusa di andare a trovare i quattro assi, contiamo 1, 2, 3 e mettiamo la quarta carta in gioco verso di noi. E quindi proseguiamo alla ricerca dei quattro assi. Quindi troviamo qua, li abbiamo comunque insieme perché abbiamo ultimato la routine da poco. Prendiamo i quattro assi, li mettiamo faccia in alto sul mazzetto e andiamo sotto la carta in gioco spingendo verso l'alto e portiamo via quelli che per gli spettatori sono i quattro assi, ma in realtà sono otto carte, quattro assi più quattro carte qualsiasi. Ok, quindi appena fatto questo prelievo giriamo il mazzetto di dorso, posiamo i quattro assi in cima mantenendo ovviamente un break, li sfiliamo per mostrarli, sono un asso di quadri, fiori, cuori, picche. Torniamo il tutto dorso in alto. Il consiglio che posso darvi è, quando li sfogliate e li richiudete, teneteli un po' aperti, così che quando prendete le otto carte e le tornate dorso in alto, nella confusione non si nota manco lo spessore. E quindi, una volta appaiato, mettiamo per terra quattro assi. In realtà abbiamo messo quattro carte qualsiasi. Ok? Quindi mettiamo 1, mettiamo 2, mettiamo 3, mettiamo 4. Ora diciamo di mettere 3 carte qualsiasi su ogni asso. Nell'aprire le prime 3 prendiamo la quarta break. Noi stiamo praticamente con gli assi tra le nostre mani. Chiediamo a uno spettatore dove voglia di indicarci un qualsiasi asso. Sono comunque, tanto qualsiasi carta ci indica, sono 4 carte qualsiasi. Mettiamo caso ci indica il secondo asso. Prendiamo il tutto, ritorniamo sopra il mazzo che abbiamo nelle nostre mani e giriamo il tutto al break. Mostriamo un asso che torniamo faccia in alto, quindi diciamo lo spettatore ha scelto l'asso di picche. Torniamo quindi le tre carte qualsiasi, ma in realtà sono una sola carta qualsiasi, che è quella che abbiamo tolto dal tappetino, e girando dorso in alto
le mettiamo sopra l'asso. Abbiamo già finito la routine perché sopra l'asso abbiamo messo già i tre assi. Ripetiamo un attimo il tutto. Abbiamo sul tappetino quattro carte qualsiasi, quindi ne diciamo di prendere tre carte, la quarta la manteniamo al break. Chiediamo dove vogliamo mettere queste tre carte qualsiasi, su quale asso, mettiamo caso ci venga indicato il terzo asso, prendiamo le quattro carte, torniamo sul mazzo e giriamo compreso la carta al break. Quindi 4 ne portiamo ma ne giriamo 5. Diciamo allo spettatore quindi che la sua scelta è caduta sull'asso di cuori, sul quale andranno le tre carte qualsiasi. In realtà abbiamo già messo i tre assi. A questo punto, sempre con le stesse movenze, ripetiamo per ogni altro pseudo asso presente sul tappetino. Ok, fatto questo, gesti magici, mostriamo come il primo sparisce dal primo mazzetto, dal secondo, dal quarto, e sotto l'asso indicato dallo spettatore si sono riuniti i quattro assi. Questa era la routine di oggi, ragazzi. Che dirvi? Semplice, bella, impromptu, da fare sempre e ovunque. Ciao, alla prossima.